In questa pillola vediamo insieme com'è possibile visualizzare graficamente le informazioni e le storie che ci raccontano i dati. Alberto Cairo, uno dei guru della data visualization a livello mondiale, nel suo libro The Functional Art, tradotto anche in italiano L'arte funzionale, spiega come la trasformazione dei dati e dei numeri in forma grafica permetta a tutti di conoscere le storie che stanno dietro a quei dati e quei numeri e che prima rischiavano di restare nascoste o leggibili solo a pochi. La visualizzazione dei dati è un aspetto cruciale. È fondamentale scegliere un tipo di visualizzazione adeguata al tipo di dati che si hanno a disposizione, perché, se corretta, permette di comprendere a fondo il senso dei dati. Se sbagliata, ne può falsare completamente il significato. È necessario, dunque, stare molto attenti quando si realizzano visualizzazioni di dati. Per scegliere come visualizzare i dati è necessario valutare bene due cose: la loro natura e l'obiettivo che si vuole ottenere visualizzandoli. Possiamo trasporre i dati in diversi tipi di grafici. Si può dire che per ogni tipo di dato esista un tipo di grafico. Passiamoli in rassegna. Per mostrare l'andamento temporale e le variazioni di un fenomeno, l'ideale è il grafico a linee. Nella barra delle ascisse si inseriscono le date e nella barra delle ordinate le quantità. Quindi, se per esempio si vuole vedere l'andamento del prodotto interno lordo negli ultimi 15 anni, facciamo un grafico a linee. Quando i valori di ciascun elemento non hanno una relazione reciproca gli uni con gli altri, o quando è importante evidenziare alcuni valori specifici, come per esempio la popolazione di diverse nazioni, è preferibile fare un istogramma. Una variante dell'istogramma è il grafico a barre orizzontali, che risulta molto utile se si hanno tante etichette lunghe da mostrare o costruire in classifica. Qui le informazioni sono nella parte sinistra della visualizzazione, in modo da lasciare più spazio e rendere più facile e piacevole la lettura. C'è poi il grafico a torta, che ha una regola ben precisa. Tutti i valori presenti nel grafico devono essere sommabili tra di loro. L'insieme dei valori rappresenta infatti un totale, mentre i dati presi singolarmente rappresentano le parti del totale. Il grafico a ciambella è una variante del grafico a torta. Spesso è usato in ambito politico per indicare la distribuzione dei parlamentari di maggioranza e opposizione. Visualizzare i dati su una mappa richiede un requisito fondamentale, che i dati contengano almeno una dimensione geografica. La rappresentazione dei dati su mappa avviene in tre modalità differenti. Punti che indicano luoghi geografici con specifiche coordinate, latitudine e longitudine, ai quali i dati si riferiscono, indirizzi, città, eccetera. Linee che indicano una serie di punti collegati e relativi dati, strade, percorsi. Perimetri, cioè poligoni che definiscono determinate aree afferenti ai dati, quartieri, comuni, province, regioni, nazioni. Ci sono poi diverse tipologie di mappe che permettono di visualizzare i fenomeni nelle loro distribuzioni territoriali. La choroplet, che presenta una gamma di colori dalla tonalità più scura a quella più chiara, in base alla grandezza del dato. In questo caso vediamo che la diffusione dei giornali è maggiore al nord e minore al sud. I cartogrammi, che utilizzano le stesse dinamiche della choroplet, ma con perimetri modificati in base alla quantità del dato. La heat map, la mappa di calore, che ha una logica di base. Il colore della mappa è più intenso dove c'è una maggiore concentrazione di punti e meno intenso in presenza di una concentrazione minore. Per visualizzare in modo più efficace una serie di informazioni o anche una serie grafici, si fa sempre più uso delle infografiche, cioè schede di approfondimento su un fenomeno corredate da visualizzazioni. Le infografiche possono raccontare un singolo aspetto o dimensione di un determinato fenomeno, oppure possono essere composte da più visualizzazioni che descrivono più informazioni e confrontano più indicatori, sempre nell'ambito di uno stesso fenomeno, come per esempio l'infografica Istat che vediamo qui.